Conoscevo molto bene il territorio, specialmente tutta la zona del Tavello qua, no? E quella notte lì, perché la prima cosa che è venuta a mancare è stata l'energia elettrica, per cui mancava corrente, non c'erano i cellulari che ci sono adesso, non c'era niente, no? E io però ho accompagnato i quattro militari del battaglione San Marco con un barcone a remi, non c'era neanche motore. E abbiamo raccolto tutte le persone che abitavano all'interno del Tavello qua. E poi scaricate sull'argine, poi si ritornava indietro e avanti fino alle 5 del mattino, per cui non è stata una cosa semplice. Gente che era arrivata sopra i tetti, addirittura sparavano con la doppietta per attirare l'attenzione. E comunque è stata una vicenda che veramente ha lasciato segno. E fortunatamente non abbiamo avuto nessun morto. Ecco, sono annegati tanti animali, danni agli immobili, all'agricoltura, perché era una zona qua prettamente agricola, no? A parte dietro la chiesa o in via Bocche qua, che insomma l'agricoltura non ce n'era. Ma qua effettivamente Tavello è circa 400 ettari di terreni e c'erano le case coloniche, che ce n'era qualcuna in più nel 66, perché dopo l'alluvione è stata abbattuta. Giornata trascorsa normale come tutte le altre giornate, una giornata d'inverno e dopo comincia a piovere. Comincia a piovere e piovere e dopo basta, ha smesso e si viene avanti questa notizia dell'acqua alta. Era un lago, era un mare, tutti sciocchi acqua. Comincio a lavorare e mi fermo, ho visto io un po' di gente, e come andai guardando l'acqua, che è calito l'acqua, ho visto, non è che confusione calo, ho visto la cara per dentro l'acqua, e se ogni cara, ho visto cara, ho cominciato a portare via le bestie, portare via, mettere su, portare su un po' di roba, si riusciva a portare su, tutto. Automaticamente, qui che era basso, sta portando via tutto. Sì. E Cagassa tanto era per terra. tanto così. Più, Era, 40 secondi sempre dentro in casa, eh? e a 40 secondi Mamma mia. sempre del fango in casa. La sera è tornato mio marito dall'osteria, che era andato a Acli, ha detto: guarda che hanno detto che bisogna sgomberare perché è facile che venga giù dell'acqua così. E difatti prima abbiamo mangiato, ma poi abbiamo cominciato, poi ha cominciato a crescere un po' l'acqua di dietro alle case e così abbiamo messo su il frigo metà scala, e cominciava a venire sull'acqua, proprio l'acqua che... E siamo stati là un bel pezzo, ma dopo io sono partita con i miei bambini, sono andata da mia sorella perché l'acqua c'è
ci hanno messo le galline in granaio di dietro a casa, ci hanno fatto, insomma, siamo, e mio marito è stato là fino ben tarda la notte. E poi a mattina siamo trovati una bella acqua alta, 1,80. La cosa mi allarmò in quei giorni perché vedevo il Brenta che cresceva in modo smisurato. Andai allora dall'amministratore Luigi Colautu e feci notare che il Brenta mi dava pensiero perché cresceva in modo spaventoso veramente, anche se è andato 80 centimetri su un'ora ha fatto, il livello dell'acqua si alzò. Lui prese atto di questo, telefonò all'ingegnere Eugenio De Lucchi e vennero a fare visione camminando sopra gli argini e ci disse di stare tranquilli che l'acqua sarà contenuta, che non c'è niente di preoccupante. Però a un certo punto la preoccupazione mi venne e come, perché questi argini allora sì c'erano ma molto ridimensionati. Dietro la villa c'erano delle paratie in legno che venivano messe sulle loro imposte per chiudere in caso di acqua. Allora presi il trattore, montai la palla e cominciai a chiudere verso sera, verso le 5 e 6 di sera. Del 4 novembre si parla, sempre del 4 fino al 5 di novembre. E gli altri cominciarono dietro a mettere giù queste paratie che erano ferme da anni e anni. Comunque all'armati cominciavamo a fare questo, intanto l'acqua cresceva. Come vigile urbano, unico vigile urbano in quei tempi, insomma avevo un anno e mezzo di servizio, è stata un'esperienza mica tanto indifferente. 4 novembre è anche la festa dell'Unità Nazionale delle Forze Armate e io avevo prestato servizio alla cerimonia ufficiale che si fa ogni anno davanti al monumento, davanti eccetera. Erano giorni che pioveva, anche quel giorno pioveva. Ma non c'era sentore, una preoccupazione così, insomma ci si lamentava perché insomma pioveva, ecco. E verso sera ho detto, beh, vado a fare un salto, vado fino dalla fidanzata. Arrivo sopra il ponte qua di Limena e mi sono accorto che la sede municipale c'era una luce accesa. Ho detto, ma come mai che a quest'ora, giornata festiva, c'è la luce accesa? E sono andato a vedere. All'interno degli uffici comunali c'era il segretario comunale, che era stato avvisato che c'era il rischio di esondazione, era nato Martinello. Poi mi hanno riferito che qualche ora prima Angelo Piva, un impiegato comunale anche lui, con la sua auto, aveva avvisato tutte le famiglie qua a rischio. Qualcuno ci ha creduto, altri come sempre non ci hanno creduto, e purtroppo sono quelli che hanno riportato i danni maggiori. Ecco, io da quel momento lì sono andato a casa, mi sono messo la divisa, sono ritornato in municipio e sono stato 5 giorni senza andare a casa. Avevo una barba come la sua così, ma no, ben curata così. Frequentavo la prima Marconi, cittadella, e quel giorno, anzi, il 4 novembre l'acqua continuava a crescere e continuavamo ad andare a vedere sull'idrometro come cresceva. Poi alla sera alle 11 siamo andati a letto, alle 4 di mattina mio padre mi ha chiamato e siamo venuti giù in piazza perché avevamo, mio padre ha il forno, aveva 200 quintali di farina e il problema era se arrivava l'acqua tutto andava rovinato. Però siamo usciti e abbiamo visto che l'acqua cresceva fra i due cormelloni e ci siamo messi subito insieme ad altri a riempire sacchi prendendo la sabbia dentro al municipio e abbiamo fatto un, un,
un muro di sacchi nella curva qui del sostegno secondo. E quindi abbiamo fatto circa un metro di muro per evitare che l'acqua venisse giù sulla piazza. Con la differenza di slivello che c'è, molto probabilmente 80 cm di acqua avrebbero rovinato tutte le case qui di via Matteotti e della piazza. Io tutto sul mio padre, l'ultimo che via sta mio padre, ecco, quando l'acqua, ora che si viene qua, ha fatto il giro, no? E si è venuta là, che si è più basso. E quando sono fuori qua, ho detto è bene qua, ho fatto tempo a bagnarmi le scarpe con l'acqua, oro, perché viene via un po'. Sì, perché più alto, più basso, dicevo, questo punto qua... Ecco, là da cominciare tutta la storia, dopo... E dopo, insomma, dicevo, ecco, dopo la garotto da De Rossi, il giorno dopo, dopo si mi viene dentro, anche il giorno dopo si mi viene dentro qua con Matteo. Sì. E siamo arrivati qua, era la via al primo piano, e scalini della cosa, della cucina, insomma, ecco. Comunque, ecco, come si dice dopo un alluvione, insomma, ecco, fa tanti danni, fa tanti morti, no? Anzi, praticamente sono stati anche sì, fortunati, no? Ecco, le bestie fanno tempo a portarle via. Cristiani anche? Dopo ho fatto un'altra incoscienza, siamo partiti dal Tombolato a Bettea, dopo due giorni, e siamo venuti qua. Ma che era con l'acqua alta o quella che passava? Che era con l'acqua no, e col Matteo, no, e col Matteo, dopo che veniva via, perché adesso ti pensi, no? Ora devi pensare. E poi era battata, prima trovare che era botte, vacche morte, cioè tutti quanti, tutti quanti. Vacche morte aggrappate e tutte quante altre. Sì, beh, ma erano era alberi. Primo, addirittura primo, se mi viene addosso uno che ha baia di paglia. No, di notte. Eh? Di notte, così uno scalo, c'è un dottore, Fiorese, il dottore Fiorese. Primo, chi è che mi portava da là, e là come portava sempre bisogno, tanto mi porta in prenda. Là che è un momento di paura. A un certo punto non ascoltando più quello che ci avevano detto, abbiamo detto qui le cose si mettono male e portiamo fuori il bestiame, lo portiamo via. Nel frattempo hanno incominciato, perché io stavo lavorando col trattore a chiudere questi buchi, a mettere tutto il bestiame regato 4x4 e trainarlo fuori vicino, dietro a dei rimorchi. Intanto sono partiti con la vettura, con le due macchine, perché avevo venuto in aiuto dei cugini, fratello maggiore e parenti, sono venuti a darmi una mano a salvare il salvabile, che quando avevo pensato di uscirne fuori, non essendo sicuri dell'argine che c'era, perché era malandato, piccolo. Non era un'argine insicura come adesso. E quando sono arrivati a metà strada, sono tornati indietro e hanno detto che c'è già l'acqua. Strano, perché da qua non la vedevo. Era ormai notte. E allora le bestiame abbiamo detto lo portiamo in villa, facciamo fare le scale e portiamo ai piani superiori se siamo capaci. Ma verso le 9 è arrivata l'acqua dappertutto. Ci ha presi proprio all'improvviso così, perché avrà superato, non li ha rotti gli argini, penso, li ha superati. E superandoli poi ha fatto cascata e ha divorato tutto. Praticamente l'argine che era sul primo argine primario che c'era lì vicino alla Brenta, che anche quello era in condizioni un po' mingherline rispetto a quello che sono adesso. Un episodio che ogni tanto, dico la verità, mi sveglio di notte e rivedo quelle cose lì, è stato quando con il barcone siamo andati qui nella zona, inizio di via Guido Trieste, e abbiamo caricato le persone e purtroppo loro non erano riusciti a mettere in salvo il bestiame. E le mucche stavano annegando e si vedevano le bolle che venivano su così. A un certo punto, con il barcone stracarico di gente, con bambini,
una mucca o un toro, non so cosa, ci nuotava dietro e cercava di salire sulla barca. Sarà stato lo spirito di sopravvivenza anche dell'animale, eccetera. E questo qua ci stava creando notevoli pericoli, insomma. E dico la verità, a un certo punto ho estratto la pistola e l'avevo puntato, se non che nell'attraversare la siepe dall'azienda agricola Tosetto ora, c'erano degli alberi molto alti e si è incagliato lì e poi non l'ho più vista questo animale, insomma, no? Per cui aveva paura che magari ci facesse anche affondare, perché insomma, che poi non è come uno va in piscina che c'è l'acqua pulita, no, perché era una cosa impressionante vedere cosa veniva giù e che andava verso valle, fienili interi, pollai con le galline ancora sopra, cisterne del petrolio agricolo, quello che usano gli agricoltori per l'alimentazione dei trattori, delle macchine operatrici, eccetera. Ed era veramente un'acqua limacciosa, tutta sporca, con tutto. Cioè, se uno cadeva là dentro, insomma, molto probabilmente se aveva un albero da cui aggrapparsi poteva anche salvarsi, però il rischio era molto forte. Portava i conigli in tela. Cioè, era rancurare anche gli animali. Avete salvato tutti gli animali? Niente. Ben, no. Diciamo, beh, come... Beh, bestie sì. E bestie, diciamo, maiali, no. E mucche sì, io salvai. Ma le galline si è partite qua a gabbia? Beh, ma le galline... Maria. Mancando la luce. E tutto quanto il bestiame ha incominciato a saltare, sovrapposti fra di loro per andare in cerca di salvarsi, siamo stati costretti a scappare su anche noi e lasciarla tutto. Facendo quei lavori che abbiamo fatto esternamente per salvare, perché non venisse dentro l'acqua, abbiamo trascurato tutto quello che era in casa. Praticamente abbiamo perso tutto, dentro alle stanze sono passate le mucche, hanno distrutto tutto. 4-5 sono usciti dalle finestre e sono visti passare e andare via. Io tentai di andare a prendere dai vitellini perché c'era una decina sul box, ma la corrente dell'acqua mi ha impedito di andare avanti, mi sono tenuto in piedi con un palo per non cadere anch'io e sono rientrato in casa. E papà mi dice, e i due maiali? Papà ormai saranno già annegati. E allora con la forza della disperazione sono andato nelle stalle dei maiali dietro, erano lì che galleggiavano come due botticelle, erano ancora vivi. E li ho presi per un orecchio, io e mio cugino, uno ciascuno, non hanno detto né A né B e sono venuti dietro così, perché tanto galleggiavano. E tirati dentro in casa anche qui, passando in mezzo al bestiame che andava dappertutto, sono riusciti a imboccare le scale, hanno sentito che toccano qui con le zampe, sono saliti al pianerottolo di sopra e si sono salvati. E una vitella, siamo riusciti a tirare su. E poi abbiamo deciso di lasciar perdere tutto. E sono andato di sopra, a una certa ora, non so verso a che ora di notte, mi buttai sul letto e misi un cuscino sopra la testa per non sentire ciò che il bestiame faceva, perché è impressionante a sentire come cercavano anche loro di salvarsi, insomma. Maria, vabbè. Cioè, diciamo adesso, a una certa età non ti facevi più, perché te eri incosciente, non ero senza parole, andai in via con questa barchetta, attraversai, meno di piove, qua che è piove, sembra sta piove qua. E no, e c'è vanno, e là che mi portava sempre più, siamo partiti da Crescenzio, da Remina, e siamo venuti a finire, no, l'acqua spesiva perché era colpa. Là è un momento di paura. È uno dei momenti che ti ho detto che avevo. Qui che ha paura. Si vai là stremato. Sì. E dopo arrivi al caffè, ma non ti li aggrasma. E hai detto, ecco, bevi che cosa vuoi leve. Fa il coraggio. Nega il coraggio. E poi un altro momento di difficoltà l'abbiamo avuto quando siamo andati a prendere le famiglie che abitavano in Villa Pacchierotti. C'era una corrente enorme e ci siamo fatti strada in mezzo al pioppetto attaccandosi
sugli alberi per poter vincere la corrente. Siamo arrivati, dico la verità, esausti, sia io che anche i quattro militari, però abbiamo caricato. Poi nel ritorno la velocità era triplicata perché qua era saltato l'argine, per cui l'acqua aveva preso una velocità veramente enorme qua, perché confluiva tutto quanto nel Brenta. Ed è stato un momento veramente, insomma, molto complicato e molto pericoloso per tutti quanti, insomma, ecco. Siamo usciti dal lato destro del palazzo, che c'è a pianerottolo, c'era un'uscita. Passati sopra l'argine di qua, per poco il Brenta non ci portava via. E voga, siamo riusciti a superare la corrente, perché faceva dalla curva che fa adesso dietro la villa, praticamente lui faceva diritto con lo spacco che ha fatto da Lazzarotto, che lì l'argine era una voragine che si è rotto, per fortuna si è anche rotto, perché come l'acqua ha fatto il suo deflusso, praticamente è uscita anche la tavella, altrimenti rimaneva qua invasata. Devo stare anche fortuna, che garotto da Verossi, eh? Sì. Perché sennò avanti arriva un altro 3.000 con l'acqua. Avanti? Ah, 3.000. Perché qui lo sta scarico, no? Qui è una fortuna manuale. Non capivo, manuale. Partito davvero, no, manuale. Sì, beh, naturalmente, territorio, tutto il territorio. Un giorno si muove guardare l'acqua. Cioè, se adesso si fa la strada il Gra, mi andiamo in piscina. Perché dire? Siamo usciti dall'argine, in fondo, come salire su un gradino dalla barca, praticamente era tutto inverato, passava e stradipava che dove c'era la Frutivendolo, e lì praticamente c'era un fiume che passava e andava in Brantella, la Garola, dai Barban, dai Sarti, era tutto ragato lì, pertanto che per passare il ponte e per andare in piazza ci hanno messo sopra un camion dell'esercito, un CL, CL, OCM, quelli abbastanza grossi, però a fianco al camion hanno messo anche un M113, un carro leggero armato, perché temevano che la corrente portasse via anche il camion. Era affiancando il carro cingolato a fianco al camion, ci erano portati e scaricati nella piazza. Poi siamo andati anche verso il ponte perché ci avevano chiesto, che avevano bisogno anche di là, ma comunque eravamo preoccupati perché anche di là, se apriva sul ponte, l'acqua arrivava anche qua. Quindi mio fratello gestiva il traffico, il ponte della Libertà, mio fratello gestiva il traffico che veniva deviato e tornava indietro, e lì ci siamo messi a far sacchi e abbiamo bloccato poi quando è arrivata la betoniera si sono bloccati tutti, cioè il pericolo non c'è più stato perché l'acqua non cresceva e quindi il cemento a rapida presa aveva bloccato il problema che potesse rovinare l'argine fatto con i sacchi. Dove abbiamo il ponte della Libertà, che adesso abbiamo quelle paratie mobili che prima non c'erano. Quando è stato costruito il ponte, che mi pare sia del 53, praticamente per aprire la strada lì è stato tagliato l'argine dove ci sono le paratie, non c'era nessuna protezione allora, no? È sempre l'intelligenza umana, no? Tanto per dirti, allora i nostri antenati hanno costruito gli argini alti 6 metri, noi li tagliamo per fare la strada, anziché fare un cavalcavia o qualcosa, comunque insomma le cose sono andate così. Quando l'acqua ha cominciato a salire si è reso necessario, perché là era arrivata a circa 60-70 cm dalla sommità, è rimasto fuori solo il centro del ponte, siccome è a schiena d'asino e tutte le parti destra e sinistra erano tutte allagate, per cui volontari, vigili del fuoco, insomma tutti quanti hanno cominciato a fare dei sacchi per chiudere quel varco là dove c'è la strada attuale. Però l'acqua spingeva verso il centro del paese queste cose che avevano messo, no?
E lì abbiamo avuto anche un po' di fortuna, perché in passato un ingegnere, si chiamava ingegner Pilipic, me lo ricordo sempre, e ha detto: io metto a disposizione le mie betoniere con cemento presa rapida e vediamo di chiudere sta roba. Insomma, nel giro di poco tempo sono cominciate ad arrivare queste betoniere sopra i sacchi di sabbia, sopra i picchetti che erano stati piantati, ha scaricato tutto sto cemento che poi si è consolidato in una maniera tale che quando è finita l'emergenza ci è voluto il martello pneumatico per aprire ancora la strada, però si è salvato il centro di Rimini. Dopo abbiamo avuto il disagio di tutto asciugare la roba, fare, vivere su una casa umida, diremmo bagnata. Eravamo in novembre, proprio in pieno inverno, è stata una cosa triste, però ci sono stata dentro, così. E cioè avrà messo 5-6 giorni a pulire, ma dopo era restato anche i muri, era sporco, era tutto mobi. E il frigo l'ho adoperato, dopo pulito tutto l'ho adoperato anni, che mi andava bene. Ci andava bene anche il frigo, ma comunque una tristezza tremenda. Immaginate, la sera mi trovavo da sola con il marito che era a lavorare e tutta l'acqua che gocciava di mobi, Maria, non vorrei mai ricordare. È stata triste, una bella tristezza abbiamo avuto, perché anche dicevo alla gente, un conto dire poveretto che è successo, ma un conto vive proprio nel quello che ti accade addosso, è differente da dire. Al momento non ti avevi tante altre cose da pensare, non ti avevi tempo a fare altro. E non ho avuto la sensazione di trovare tutto vuoto e i muri che era una roba spaventosa, sporco dappertutto, ma però questa era la casa. I giorni successivi abbiamo dato una mano a tutte le persone che avevano la casa rovinata, e delle persone sono venute in albergo a dormire, ospitate, eccetera. Mio padre ha dato a mangiare così anche alla gente che arrivava, che aveva bisogno, senza nessun problema del pane, ecco, quindi ai ragazzi, eccetera. Quindi c'è stata una corsa da parte di tutti quanti a risolvere questi problemi e a vedere di dare una mano a chi ne aveva bisogno. Per tutta la settimana non si faceva altro che, col tempo disponibile, andare a aiutare a pulire, a mettere a posto, eccetera. Quindi effettivamente tutto il paese ha risposto. È stata un'esperienza che ha segnato molto. Venivamo qui perché dentro in casa c'erano più di 30 capi di bestiame morti, annegati. E ricordo che è venuto mio cognato da Tassì con il trattore, è riuscito a
passare sopra legname, balle di paglia, li hanno trainati fuori, prendendo una catena per la corna, hanno trainato fuori dietro la villa che c'era il viale, la strada di campagna, il viale era solo qua davanti, e dopo hanno fatto un enorme trincea, una grande buca, le hanno seppellite, hanno tentato prima di, credo, di bruciarle, ma non fai bruciare 6-7 quintali di ossa e carne piene di acqua. E allora le hanno seppellite. Una grossa mano ce l'hanno data gli scout di Padova. E allora abbiamo fatto dei turni, diciamo così, di guardie con gli scout. Tant'è vero che un paio di notti dopo sono corsi, mi hanno avvisato che c'era uno di questi sciacalli, addirittura con la barca, da Saletto di Vigo d'Argere, aveva attraversato il Brenta e stava rovistando nelle famiglie della chiesa, dietro la chiesa, andava in cerca di rubare qualcosa. Comunque sono riuscito a fermarlo e l'abbiamo anche arrestato. Tutto quello che è successo in quel giorno l'ho potuto verificare dopo, perché non c'era tempo di pensare. Quindi, però l'immagine, il lavoro che si è fatto, la disponibilità e persone, eccetera, la ricordo bene. Speriamo che non succeda più. Se dovesse capitare adesso, e speriamo che non succeda, c'è un'organizzazione, parlo anche a livello provinciale, regionale e anche nazionale, di volontariato che vorrei dire che è l'eccellenza d'Europa. Sinceramente basta vedere cosa hanno fatto in questi giorni là nel centro Italia col terremoto. Sono cose che ci auguriamo che non succedano più, e quando vediamo i fatti, perché purtroppo il nostro territorio nazionale è stato colpito, è sempre a rischio idrogeologico, ecco, ma vorrei anche dire che comunque molte volte c'è anche la responsabilità dell'uomo su queste catastrofi qua, perché dicevo prima che l'argine qua non è che ha ceduto, sia andato via, è perché qua c'era una tubazione, pescavano, attingevano l'acqua dal Brenta per irrigare una campagna che è qua, e l'acqua ha eroso attorno a questo tubo fin tanto che è partito l'argine, insomma, ecco. Here I hang in to love to me.
Dio.